La biodiversità del pianeta non è solo ciò che è visibile, ma una parte molto importante è racchiusa nel DNA degli organismi, che racchiudono la storia della biodiversità del pianeta. Per cui conoscere ciò che davvero abbiamo sul nostro pianeta significa anche investigare il DNA. Per far questo, fino ad oggi, servono laboratori molto importanti, costosi, ambienti a temperature controllate, che solo i paesi, diciamo, con un'infrastrutturazione seria si sono potuti permettere e gestiscono fino ad oggi. Per cui gran parte della fascia tropicale, dove la maggior parte della biodiversità è presente, sono praticamente privi di le infrastrutture per studiarla. Significa che le zone più ricche del pianeta sono prive degli strumenti per sapere davvero cosa c'è. E questo ha implicazioni, per esempio, anche nella conservazione. Quello che abbiamo fatto è trasformare questo sistema molto ingombrante di sequenziamento del DNA in un kit portatile. Un po' la differenza che c'è tra la cabina del telefono e il cellulare. Invece di portare i campioni al laboratorio, abbiamo portato il laboratorio ai campioni, alla biodiversità. L'abbiamo applicato in Tanzania, noi ci occupiamo di foreste tropicali, in particolare di anfibi, per cui abbiamo scelto un anfibio di un'area tropicale come test. Per cui siamo andati con il nostro team in una regione remota, su un vulcano spento in Tanzania, in una foresta montana, e lì abbiamo, per la prima volta nella storia del sequenziamento, sequenziato un organismo completamente fuori dall'ambiente laboratoriale, per cui con temperature molto alte, con umidità molto alte, con tutta una serie di problemi che non erano mai stati affrontati. Per far questo abbiamo ovviamente dovuto mettere a punto un sistema adeguato. Questa è la prima volta che succede e ciò che mi auguro è che sia solo l'inizio di un'espansione, un po' come è successo per altri, diciamo, device portatili che poi hanno avuto un'espansione molto importante. Il DNA Field Lab, che come abbiamo chiamato questo sistema, oltre ad investigare la biodiversità può servire a un sacco di altre cose, tutte le cose che richiedono l'analisi del DNA, per cui cure mediche specializzate e personalizzate, controlli alimentari per controllare se c'è corrispondenza tra quanto dichiarato e ciò che davvero è contenuto in un alimento, controlli doganali per vedere se materiale biologico illegale passa le dogane. A differenza di quanto succedeva prima, adesso diventerà possibile fare tutto questo sul luogo e in tempi molto contenuti e con costi molto più contenuti.